Sì, siamo contenti di poterlo annunciare stamani. Io sono comunque molto positiva per questo risultato che abbiamo raggiunto e che è un passo importante verso il 9 di giugno. Dalla tornata elettorale scorsa del 26 maggio gli elettori ci hanno dato un segnale, ci hanno richiesto ascolto e anche delle innovazioni, una necessità di un cambio di passo su alcune cose, in particolare su figline. Io credo che questa alleanza che abbiamo fatto tra la coalizione di centro-sinistra che io rappresento e il polo civico che è rappresentato da Daniele Raspini sia un passaggio molto importante, in primis per non dare il nostro comune alla Lega, perché noi non vogliamo vederla governare qui da noi, ma soprattutto perché è l'alleanza di chi ha davvero a cuore il nostro comune e la comunità di Figline Incisa. È un'alleanza forte tra chi ha la voglia di portare avanti dei punti molto significativi. Io credo che Daniele si possa fare interprete soprattutto di alcuni risultati di cui abbiamo una necessità fondamentale, di cui vogliamo vedere concretamente realizzarsi degli interventi, e lui si può fare davvero interprete e garante di questo percorso. L'abbiamo fatto soprattutto per senso di responsabilità, io parlo sicuramente per la nostra coalizione di centro-sinistra, ma anche perché abbiamo visto nel nostro avversario politico fare una campagna elettorale che sicuramente denota poca conoscenza dei nostri luoghi, poca vicinanza ai nostri cittadini, e quindi noi crediamo di poter fare molto di più di quello che abbiamo alle spalle. Pensiamo di poter costruire un futuro per Figline Incisa che ha delle caratteristiche importanti sui valori fondamentali in cui crediamo. Quindi il lavoro che faremo, insomma, è questo, e abbiamo stilato un vero e proprio patto per la nostra città da portare avanti. So che oggi molte persone sono arrabbiate con me, hanno collera nei miei confronti. Quello che io voglio dire a tutti coloro che ci hanno sostenuto ma si sono sentiti traditi dalla mia scelta è questa. Io ho scelto di fare questo passo importante per senso di responsabilità. Questo senso di responsabilità io l'ho sempre avuto nel mio lavoro, nella mia vita. E oggi mi sono trovato davanti a una scelta. La mia scelta è stata maturata perché ho visto in Giulia e in chi lei rappresenta la volontà di cambiare. Non avrei fatto questa scelta minimamente se non avessi percepito che c'era volontà di cambiamento. L'accordo che abbiamo sottoscritto, che abbiamo individuato come accordo basico, e quello c'è pari dignità politica. Non c'è un partito egemone, ma ci sono due forze coese, forti, importanti, che vogliono governare e cambiare il nostro paese. Questo è quello che noi ci accingeremo a fare, forti di un'esperienza comunque maturata in tanti anni di governo. E questo è quello che noi auspichiamo. Grazie a quell'esperienza, grazie a quello che è stato messo in campo fino ad oggi, potremmo cambiare passo, la Giulia lo ha detto più volte in questi giorni, la volontà di cambiare passo. E allora a quegli elettori, a quei cittadini, a quegli amici che si sono sentiti traditi dalla mia scelta, dico: Daniele non è cambiato, io sono così e resterò così, rimarrò così. Il passo in avanti è stato fatto soprattutto da un'amministrazione e si è resa conto, i numeri ce lo dicono, che c'era bisogno di qualcosa di diverso. Noi non potevamo andare a destra. Io ho fatto dichiarazioni che sono un uomo di sinistra e quindi la mia scelta era o rassegnare, diciamo, quel consenso che abbiamo raggiunto alla coscienza di ogni elettore, oppure mettere a frutto, perché guardate, gli elettori, e sono stati tanti, che cosa hanno chiesto al nostro polo civico? Hanno chiesto un cambiamento. Daniele Raspini è il garante di quel cambiamento e io sarò là dentro per cambiare questo paese. Vi ho chiesto la fiducia una volta, ve la chiederò il 9 giugno, perché solo attraverso questo cambiamento e questa alleanza si può dare a Figline una veste diversa. Ci sono 5 punti strategici che abbiamo trovato convergenza. Vi faccio un esempio veramente importante. Uno dei primi punti che noi avevamo era il centro polisportivo. Il tema della Giulia era una cittadella dello sport. Noi ci siamo seduti,
e abbiamo detto, grazie ai nostri esperti e agli esperti dell'amministrazione, si è trovato un mix, e questa è la ricchezza che c'è oggi. C'è volontà civiche, esperienza messa a disposizione, e allora che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato una convergenza su quelli potrebbero essere gli impianti da realizzare. La piscina non è mai stata realizzata in tutti questi anni, noi questo è quello che faremo, e lo faremo grazie a esperienza e risorse. Esatto. Cioè, ci saranno 5 simboli nella coalizione, nel senso che i simboli saranno quelli della coalizione di centro-sinistra che ha sostenuto la mia candidatura, e quindi il Partito Democratico, la lista civica Sì Confine Incisa e la lista alla sinistra Liberi Uguali, insieme a quelli del Polo Civico, ovvero Figline Incisa in Comune e Per Figline Incisa, che sono le due liste che erano a sostegno di Daniele Raspini e ora saranno a sostegno di questa alleanza, in questo percorso. Scusami Giulia, scusami soltanto per dire una cosa, noi abbiamo perso un partner in questo cammino, in questa scelta, ed è doveroso ringraziare, come ho fatto richiamo ai nostri elettori, anche soprattutto a quelli che sono rimasti delusi, mi rivolgo a Simone Lombardi. Simone Lombardi è un amico, è una persona che si è speso per questa città. Io l'ho sentito, eravamo tutti e due molto amareggiati del risultato. Noi speravamo di andare al ballottaggio, cioè lo scenario poteva essere completamente diverso. E lui mi ha detto: ci faremo un'assemblea. La loro scelta è stata quella di lasciare libertà di coscienza ai loro elettori. Io vorrei parlare a quegli elettori, vorrei dire il programma che con Idea Comune abbiamo creato è un programma importante. Ci sono parti di quel programma e sono anche di Idea Comune che noi, grazie alla Giulia e a Daniele, porteremo avanti. Quindi non tutto può essere gettato di quel lavoro che abbiamo improntato in questi mesi, che è un lavoro forte, un lavoro importante, che ci ha portato a raggiungere 2700 voti. Che è una cosa, guardate, qualche amico mi ha detto: ma Daniele, perché parli di essere sconfitto? Perché dici di aver perso? Tu sei il vero vincitore di questa tornata elettorale. Se a finire va danno c'è uno che ha vinto, questo sei tu con 2700 voti. Allora, noi non vogliamo disperdere quel patrimonio. I cittadini e cittadine ci hanno chiesto il cambiamento. E insieme a Giulia, Giulia ha messo nelle nostre mani un potere importante. Ha fatto quella cosa che era una cosa unica da fare, l'apparentamento. Giulia ha detto: ci sono 5 liste, siamo in 5, siamo 5 soggetti forti che vogliono governare questo paese. Come diceva Daniele, qualcuno è arrabbiato con lui, io l'ho visto quelli che sono arrabbiati con lui, e mi sembra che sia arrabbiata la destra, perché secondo me con questo percorso di alleanza gli abbiamo fatto vedere i muscoli, ma soprattutto gli abbiamo detto che non cediamo e non molliamo il nostro paese a chi non lo conosce e chi poco ce lo ha a cuore. Quindi credo che se si è fatto un po' arrabbiare la destra leghista, si è fatto un'operazione giusta, e quindi credo che gli si dimostrerà anche il 9 giugno andando a votare per cambiare il nostro paese in meglio e dargli una prospettiva di futuro importante. Noi lavoreremo moltissimo su questi temi, credo ci sia un garante eccezionale di una proposta programmatica condivisa, e quindi andiamo avanti e facciamo un bel risultato. Mi consenti di dire, Giulio, un'altra cosa, perché vedete sono state ore, giorni lunghissimi, trattative intense. Con Giulio abbiamo condiviso un aspetto: c'è da pensare a figli. Non che gli incisani non ce ne vogliano, Giulia è una garante ferma, ferrea, però in questo momento la chiamata forte che dobbiamo dare, le risposte dobbiamo dare a tutti i cittadini figlinesi, oltre a quelli di Incisa, ma concentrarsi sui temi che riguardano Figline. Giulia ha detto: voglio te perché tu sei il garante di questa partita che si deve giocare soprattutto a Figline e per i figlinesi. E quindi io sarò il garante di tutti i cittadini di Incisa, ma soprattutto i figli.